mobilitati con le lotte degli studenti per una socialità diversa, abbiamo fatto vivere diverse vite questa vecchia caserma che ormai da 10 anni era abbandonata. Siamo entrati in sintonia con il quartiere, abbiamo riqualificato un posto abbandonato che oggi viene sgomberato senza nessun tipo di rispetto per chi ci abita dentro, senza nessun tipo di rispetto per il quartiere che per un anno ha partecipato a tutte le attività che sono state fatte lì dentro, con bambini, con madri che hanno portato i loro figli dentro quel posto, facendolo vivere di emozioni, facendolo vivere di azioni politiche, di riappropriazione, lineari. Allora oggi la polizia, la questura e il sindaco di Torino fanno vedere ancora una volta il loro vino volto. Sono Nadia Benedetto, abito in Corso Reggio 15 e conosco questi ragazzi perché ci passo spesso davanti, hanno fatto delle attività molto ricreative per il quartiere, hanno fatto suonare dei gruppi, mia figlia è andata a sentire una rappresentazione, non hanno mai disturbato, hanno pulito il luogo dove stavano perché era pieno di gatti, di schifezze. Io non li ho mai visti neanche fuori, per cui erano molto discreti. Mi dispiace molto che ci siano tutti questi poliziotti perché lo ritengo esagerato e non capisco per quale motivo non ci possa essere stata una negoziazione con loro, perché sono attività che probabilmente se fossero fatte in un luogo, diciamo, legale tra virgolette, darebbero un grande impulso a questo quartiere, perché è anche un quartiere un po', come dire, di anziani. Di fianco c'è un ricovero di donne che non si sono mai lamentate, ci sono le suore. Penso che nessuno del quartiere si sia mai lamentato di questa situazione. Non hanno compreso, quindi, che non si possono sgomberare da ovunque, perché noi continueremo a rioccupare, continueremo a tornare nei quartieri, a trovare dei posti di socialità per gli studenti, a trovare dei posti dove gli studenti, i giovani, i precari, i lavoratori possono trovare un posto dove andare a vivere senza farsi stressare da affitti sempre più esorbitanti. Invitiamo quindi tutti quanti, tutto il quartiere, a partecipare questa sera alle 8:30 a una fiaccolata che partirà da Piazza Santa Giulia per andare a dire sì che la Verdi 15 non si tocca, che questa esperienza di lotta non possono sgomberarla, perché noi continuiamo ad esserci e continueremo a riempire le strade, le piazze di questa città, continueremo a occupare per trovare posti dove poter studiare, dove poter creare una socialità differente da quella che tentano di propinarci, dove poter vivere senza pagare un affitto. Invitiamo tutti quindi alla chiacchierata di questa sera che farà il giro di questo quartiere, un quartiere sempre più in cambiamento. Sappiamo bene quanto gli affitti stiano aumentando in questo quartiere, sappiamo bene come chi non se lo può permettere venga sgomberato, venga sfrattato tutti i giorni dalle forze dell'ordine. Comune e regioni pensano che questa sia la soluzione, ma noi gli diciamo chiaramente che questa non può essere l'unica soluzione.